Ho io la soluzione. Il sedile di quello sgabello che quest'estate è diventato un tavolino con un paliere. Al centro è un po' rovinato, quindi inizio con la carta vetrata più grossa e finisco con quella di grana un po' più sottile, soprattutto nei bordi e nella parte centrale. Quando è liscio, vernicio con un impregnante color noce scuro e lascio asciugare. Mentre asciuga, arrivano i meccanismi per l'orologio. Sono tre e tante lancette. Ne approfitto per ridare vita all'orologio che avevo realizzato per la cucina quando avevo le tendine bianche e rosse. Dunque l'impregnante è asciugato, do qualche strisciatina di bianco, di smalto bianco col pennello asciutto. Poi, intingendo leggermente il pennello nell'acqua ragia, cerco di sfumare l'eccesso di bianco. E quando tutto è asciutto, ripasso la carta vetrata, quella a grana più sottile. Lo volevo poco poco più scuro, allora con un pennellino piccolo e asciutto ripasso un po' di impregnante color noce scuro e carteggio ancora un pochino. Quando l'effetto mi piace, ci passo un pochino di cera lucidante, soprattutto al centro. Se Paolo mi aiuta a fare il buco col trapano, ritaglio un quadrante stampato da internet e lo posiziono al centro. Fisso col martello un gancetto per poter appendere il mio orologio. Mi mancano i numeri, però ho gli stencil con le lettere, quindi posso realizzare i numeri romani. Con una spugnetta e smalto bianco inizio a tamponare. Inserisco al centro il meccanismo e lo fisso col suo bulloncino. Infine metto le lancette. Eccolo che parte. Non ho ancora il gancetto giusto per poterlo appendere al muro, lo appoggio sulla poltrona. E già mi piace. Anche nella sua imperfezione. Non ho dato retta a zio Paolo e i numeri non sono precisi precisi, però mi piace anche così. È unico.
Ciao, alla prossima!